Virginia ha una vita apparentemente perfetta, fino al giorno però in cui il mondo sembra crollarle addosso. Il padre se ne va di casa, lasciando lei, la sorellina e la mamma in grosse difficoltà economiche. Le tre donne di famiglia sono così costrette a cercare un nuovo appartamento per ricominciare tutto da capo. Ma voltare pagina non è affatto facile. La vita per le tre donne sembra impossibile. E Virginia dunque si ritrova a crescere più in fretta del solito, perché ora tocca proprio a lei occuparsi della madre, ormai sull'orlo della depressione, e della sorellina, che non ha più nessun punto di riferimento. Ma almeno è una topaglia. Guardate il nostro balcone. Davvero? Come fai a capire? È l'unico balcone dismesso. Che bello. Wow, belle amiche. Prima non siamo andate al servizio, secondo non è colpa nostra che abiti in periferia. Infatti. Uno non abita in periferia e poi tuo padre mi ha trovato la casa. Appunto, deve essere sempre grata. Dai, basta raga, finiamola qua. Non siete più come prima, non mi capite più. No. Virginia subirà drastici cambiamenti che la porteranno ad abituarsi ad uno stile di vita diverso rispetto a quello a cui è sempre stata abituata. Ma è proprio nei dintorni di quella casa tanto odiata che Virginia e la sua sorellina troveranno i loro importanti punti di riferimento. Alain e Paolo, due amici a cui Virginia si legherà molto sentimentalmente, mentre le sue amiche saranno sempre più lontane e indifferenti a tutti i suoi problemi. Fanno una volta. Tia, cosa stai facendo? Dai, mamma, Tia, torniamo a casa. Ma nuove speranze, delusioni e sofferenze come un vortice impetuoso l'avvolgono. E dopo tante emozioni, le tre donne sono ancora lì. Non si sono affatto perse, pronti ad affrontare le insidie che il futuro riserverà loro, a cambiare di nuovo o restare dove era, cambiando ancora un po'.